alla società in relazione alla partita. Prego per le domande. Ovviamente mi ricordo nome e testata, così capiamo da chi arriva la domanda. Grazie. Buonasera, Mattia Sansavini, il resto del Carlino di Ferrara. Vagnati, partiamo quindi dall'elencare quelle che sono state le decisioni che hanno, come dire, amareggiato così tanto la società. Grazie. Buonasera a tutti intanto. Penso che non è che devo stare qui a elencare delle cose abbastanza evidenti, nel senso che sul secondo gol abbiamo la fortuna che è stata introdotta la VAR, che penso che sia una grandissimo aiuto per gli arbitri, per come sbagliamo tutti, sbagliano i giocatori, sbagliamo i dirigenti. Abbiamo la VAR che ci può aiutare. Penso che il fuorigioco di Shaarawy era, dopo che lo rivedi, penso che sia evidente. Quindi, sono venuto qui perché non voglio assolutamente che passi il messaggio che alla SPAL va bene tutto, alla SPAL vabbè, tanto sono neopromossi, alla SPAL sono stati bravi a vincere due campionati, tanto come va, no. La SPAL deve rimanere in Serie A, c'è una proprietà che spende soldi, tanti, un comune che ha rifatto lo stadio insieme alla proprietà, un fantastico pubblico che va in giro per l'Italia. Poi, se non siamo in grado di mantenere la categoria per colpe nostre, il rigore su Rizzo, Florenzi prende la gamba di Rizzo, Rizzo colpisce il pallone. La VAR per la SPAL non si guarda mai. Cioè, le cose che, queste cose qui amareggiano, perché se dobbiamo andare ad analizzare o a colpevolizzare una prestazione negativa dei ragazzi, come società lo facciamo. Col Cittadella non ci è piaciuto l'atteggiamento, mi sembra che il Presidente lo abbia detto chiaramente, quindi non è che siamo qui a dire, a difendere delle magari prestazioni non positive, però i ragazzi penso che oggi abbiano dato tutto, vanno comunque ringraziati per l'atteggiamento di oggi, però c'è rammarico, dai, perché sono cose evidenti che l'espulsione di Felipe, regolamento in inglese e in italiano dice che è un evidente, inevitabile gol. Non so se è inevitabile gol quello, dopo 10 minuti è un inevitabile gol. Mora ha fatto fallo Gonalons, un fallo d'ammonizione che era già ammonito, non ha fischiato neanche fallo. Troppi episodi che, ripeto, noi siamo piccoli, neopromossi, ma vogliamo rimanere in Serie A. Ciao direttore, volevo chiederti episodi arbitrali a parte, un commento su quello che hai visto recentemente della SPAL e cosa ti aspetti dalle prossime 2 settimane che saranno veramente importanti per il futuro. Per quanto riguarda oggi, dopo 10 minuti giochi contro una squadra straordinaria, perché la Roma è una squadra straordinaria per fisicità, tecnica, organizzazione, pubblico. Giochi in 10, dopo 10 minuti diventa difficile. Però i ragazzi, secondo me, hanno tenuto bene il campo, hanno sofferto, hanno dato delle risposte anche positive su altri aspetti, quindi per questa sera non si può dire altro. Per quanto riguarda la partita con Cittadella, già ho fatto l'accenno che il Presidente, che è quello che comanda, ha detto quello che poi era l'evidente magari atteggiamento che non è piaciuto. Per il futuro, come ho detto prima, noi siamo fiduciosi di questi ragazzi, vogliamo salvarci e faremo di tutto per farlo, con le nostre forze e con quelli che sono i regolamenti, senza aiuti, ma essere trattati come il regolamento dice. Buonasera, Gabriele Chiocchio, voce giallorossa.it. Lei ha detto che il VAR per la SPAL non c'è mai. Fino ad oggi No, c'è stato col
con l'Atalanta. No, non volevo portare. No, no. Ok, ha precisato lei, ma a parte questo, diciamo che questo è un discorso che si è fatto un po' da ogni parte, chiaramente in vie meno ufficiali di quanto ha fatto lei, denotando magari un possibile miglioramento del sistema del VAR, che ha sì chiarito alcuni episodi, ma che porta una maggiore amarezza come la sua nel momento in cui un episodio dubbio non viene no, visto. Ma non stiamo parlando di episodi dubbi, eh? Cioè era fuori gioco il Sharawi, sì, sì. Cioè non è che dico, non voglio inventarmi, forse, cioè se non ci fosse la VAR non l'ha fischiato fuori gioco, nessuno dice niente, esattamente, perché ragazzi l'occhio umano... Questa è l'amarezza che intendevo io, nel senso che quando c'è un episodio che viene visto e il VAR non lo corregge, c'è ancora più amarezza, perché sono ancora di meno, perché proprio a me. La domanda è, a suo avviso, come si potrebbe migliorare questo aspetto? Perché chiaramente c'è una discrezionalità che dal campo viene portata alla sala del VAR. Evidentemente bisogna migliorare gli interpreti, come io sbaglio a comprare un giocatore, o l'allenatore sbaglia a fare la formazione, o il calciatore sbaglia tanti passaggi, cambiano, evidentemente bisogna cambiare gli interpreti, perché se è fuori gioco e non lo segnala la VAR, o lo segnala, chiama l'arbitro, anche sull'espulsione, è la VAR che chiama l'arbitro e dice no, guarda che è sbagliato, che se no... evidentemente bisogna migliorare anche lì. No, direttore, oltre agli episodi di oggi, secondo lei, come dire, c'è una scia di disattenzione nei confronti della SPAL che prosegue da diverse giornate? Non ho capito se è una domanda, nel senso che è una constatazione il fatto delle... No, è una domanda, se secondo lei, oltre alla giornata di oggi, come dire, c'è una disattenzione nei confronti dei diritti sul campo della SPAL che prosegue da diverse giornate, se sì o no, e se sì, se me lo può motivare, per piacere, grazie. Motivare, cioè, motivazione non ne ho, cioè non è che vado a pensare che c'è qualcosa contro la SPAL, assolutamente non lo penso, perché sono chiaramente errori in buona fede, questo assolutamente lo penso. Eravamo fino a stasera sul 3-0 l'unica squadra a non aver avuto rigori, non avendo mai a favore una VAR, perché, per amor di Dio, ma io non voglio star qui a parlare del fatto che noi vinciamo o perdiamo le partite sempre per colpa dell'arbitro o della VAR, perché noi sapevamo che il nostro campionato era questo, che dovevamo star sempre lì terz'ultimi, quart'ultimi, quint'ultimi, penultimi, cioè, questo è evidente, ma vorremmo avere gli stessi identici, lo stesso identico regolamento attuato agli altri anche a noi. Ed evidentemente questa sera non c'è stato, per quello che viene a parlare la società e non parla l'allenatore, perché bisogna focalizzare l'attenzione in questo aspetto. Ultima domanda per me. Sei d'accordo con le parole del Presidente a livello di singoli dopo la partita di Coppa Italia, quando ha detto che si aspetta anche in maniera colorita qualcosa in più dai giocatori che hanno trascinato la squadra in Serie A e soprattutto dai nuovi arrivati? Quindi da tutti? Non so, no. Magari lui ha fatto in particolare i nomi, no, di nazionali, giocatori importanti, certo, che sono arrivati. Ma è evidente che il discorso è che un presidente, soprattutto dopo una prestazione altamente negativa, quella che è stata fatta col Cittadella, possa estraniare anche delle opinioni del momento, ma comunque anche il giorno dopo, parlandoci, si ha fiducia in questo gruppo, e che esortiamo tutti i giorni a fare il massimo di quelle che sono le loro potenzialità, che sono tante, perché comunque se andiamo a analizzare la nostra rosa, è una rosa che comunque ha fatto tanta Serie A l'anno scorso, giocatori che hanno fatto dei campionati straordinari, quindi abbiamo grande fiducia e tutti dobbiamo dar di più. Il Presidente tutti i giorni chiede qualcosa di più a tutti, perché tutti dobbiamo essere in discussione, a partire dal direttore sportivo, all'allenatore, a ogni giocatore deve mettersi in discussione ogni giorno, ed è sempre stata la forza della SPAL, e dobbiamo continuare a far questo, e facendo questo ci salveremo.